una bella occasione per inaugurare una struttura nuova, efficiente, che sicuramente rappresenterà un elemento di ulteriore stimolo per fare bene, per muoversi a tutela della giustizia, dell'equità sociale, della legalità economico-finanziaria in modo particolare, perché quello è il nostro core business. Oggi abbiamo inaugurato e intitolato questa caserma ad un nostro caduto che per noi rappresenta appunto un monito e un momento di riflessione per come deve essere il nostro operato, cioè sempre volto verso la giustizia, i valori costituzionali e a garanzia di tutti i cittadini onesti. La Guardia di Finanza, anche con questa cerimonia, ribadisce la propria volontà di essere un attore protagonista del territorio, dell'intera provincia di Messina, se mi posso permettere, anche se oggi parliamo dell'area tirrenica. Una moderna struttura assolutamente confortevole che consentirà alle fiamme gialle del territorio orlandino di poter garantire alla comunità un servizio sempre più efficace. E avere il corpo della Guardia di Finanza ha sempre un'utilità, anche perché diciamo, è anche cambiato negli anni lo spirito della Guardia di Finanza, è molto più collaborativo nei confronti degli imprenditori e dei commercianti, quindi è una struttura necessaria. E poi è importante perché ricorda un nostro caro concittadino che è proprio morto, Antonio Calderone, che morì proprio nel fare quello che era il suo compito da finanziere. Una soddisfazione per tutti noi, è stata fatta grazie a un sacrificio dell'amministrazione comunale, ma anche alla collaborazione con le forze dell'ordine. Quindi si accompagna alla caserma dei carabinieri. Speriamo un giorno che si possa accompagnare anche a un commissariato di polizia.